Oramai bisogna saperci si muovere in questi spazi. In questi nuovi spazi, no? Lo spazio è un nuovo modo, se possibile ancora più evoluto, di dire location. Possiamo dire che spazio è location 2.0. Ecco, ormai il futuro è in questi nuovi spazi, ricavati dagli spazi industriali, per fare spazi di eventi. Sì. Lasci questo contenitore. Sì, spazio. Contenitore. Ormai si usa così, che è una figata per chi organizza eventi, perché praticamente non investi un cazzo in ristrutturazione. Investi solo in illuminazione. Metti due faretti a cazzo di cane qua e là, riempi gli spazi di lucine LED, queste che si usavano per il presepe non si fa più. Adesso le lucine le metti negli spazi industriali e fai l'evento. Sì, questa mitragliata di luci mi completa quello che è poi lo spazio industriale, che resta comunque grezzo, minimal, così pulito, così stilizzato, insomma, industriale. Ci siamo capiti? Ormai conviene affittare direttamente un cantiere. Non paghi neanche le pulizie, ci butti una gettata di calcestruzzo, due spatolate ai muri. Ed eccotelo già, lo spazio industriale. Piazzi due cessi dentro in un angolo e per i rubinetti usi le tracce dei muratori. E questi tubi che ballano dentro le tracce. Fa spazio industriale. Poi sul soffitto della sala fai passare questo gigantesco bruco di metallo che sbuffa le nostre esalazioni. Questo tubo che una volta era intonacato all'interno del muro, adesso no, perché non c'è intonaco nello spazio industriale. Oppure immette aria calda, che non è mai abbastanza calda perché non ci dimentichiamo che è un cazzo di spazio industriale e quindi ci sono anche 2 gradi e la gente si presenta ovviamente in minigonna e camicia perché è un evento. Cosa fai? Devi subire allo spazio industriale, far finta di niente, socializzare. Sei lì per quello. Siamo tutti lì per quello, tutti dentro allo spazio industriale. Non ci sono operai, non ci sono imbianchini, non ci sono idraulici. Ci sono solo curatori, stylist, visual artist, ci sono direttore marketing, anche per questo lo spazio industriale è un cazzo di cantiere, perché non c'è nessuno che lavora.